prima domenica del tempo ordinario, dopo la cinquantina pasquale, siamo invitati a contemplare in modo particolare il mistero della Santissima Trinità. Mistero perché da una parte è molto al di là di quelle che è la capacità nostra, della nostra mente, di poterlo far nostro, una realtà che ci supera, senz'altro. Ma d'altra parte anche in questa parola mistero, come usata nella scrittura, c'è anche al contrario il desiderio di Dio, che è totalmente altro rispetto a noi, di rendersi vicino, di rendersi prossimo, di farsi accogliere e in qualche modo anche di poter instaurare una relazione con noi. Lo sappiamo che il primo modo con cui Dio ci è vicino è proprio attraverso Cristo, che si è fatto uno di noi, uomo, ha assunto la natura umana. E quindi contemplare il mistero della Santissima Trinità vuol dire da una parte contemplare un Dio grande, perfetto, al di là della nostra esperienza e al contempo stesso quanto questo Dio si è chinato verso di noi, si è fatto prossimo e ha trovato i modi per poterlo fare, Lui, di cui dobbiamo essere sorpresi, meravigliati. È per questo, per esempio, che la nostra preghiera, soprattutto la preghiera liturgica, sempre, proprio sempre, possiamo prestarci attenzione, si rivolge a un Dio che è uno e trino. Al tempo stesso ci rivolgiamo a Dio, ma parliamo, preghiamo, esprimiamo le nostre intenzioni al Padre, lo facciamo in Cristo, che è accanto a noi, è uno di noi e prega con noi, e animati dallo Spirito, quello Spirito che ci è stato donato in modo particolare e pieno nella Pentecoste. Quindi un mistero, quello della Santissima Trinità, da contemplare, perché una volta di più ci fa comprendere quanto noi siamo preziosi per Dio e quanto la sua grandezza è messa in qualche modo in condizione di essere per noi anche in qualche modo comprensibile o perlomeno sperimentabile. Dio davvero si fa piccolo, si direbbe, per poter dialogare con noi, per poterci dire quanto bene ci vuole e poter interagire così in una maniera anche più viva, più vivace. Ecco allora, contemplare il mistero della Santissima Trinità non vuol dire sentirsi schiacciati da qualcosa che è così grande e noi con la consapevolezza di essere così piccoli e così fragili. Sì, è vero, in effetti in questa domenica di fronte a Dio non possiamo che riconoscere una volta di più la nostra fragilità, i nostri limiti, la nostra insufficienza in tutto quello che facciamo. Chi può sentirsi all'altezza di essere un sacerdote, un vescovo, di fronte al compito cui siamo chiamati? Chi può dirsi all'altezza ma anche di essere padre, madre in una famiglia? Chi può dirsi all'altezza di celebrare un'alleanza nel matrimonio che duri per sempre, che abbia cioè questa prospettiva così profonda, importante e anche impegnativa? Chi può dirsi all'altezza? Bene, certamente tutti noi siamo consapevoli, certo, dei nostri talenti, almeno in parte, ma anche siamo ben consapevoli perché ci scontriamo quotidianamente con le nostre insufficienze, le nostre fragilità e anche i nostri sbagli. Ecco, in questa domenica, di fronte alla grandezza di Dio, di un Dio però che nella sua realtà così viva di Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, si mette in relazione con noi, si china su di noi, noi comprendiamo che in fondo questa nostra insufficienza, questa nostra fragilità è amata da Dio. Non perché questo sia un invito quindi a rimanere o anzi a perseverare nella nostra insufficienza, ma perché il nostro impegno a crescere, a dar voce a quell'anelito che abbiamo nel cuore, in fondo è sostenuto da Dio, anzi Dio lo sollecita in noi, Dio lo condivide, ci aiuta passo passo. E allora quelli che chiamiamo i nostri sogni, i nostri desideri più buoni, che sono quelli non di fare nostri grandi interessi, costi quello che costi, ma piuttosto quello di scoprire la bellezza della nostra vita e quanto la possa produrre di buono intorno a sé la nostra vita, in questo sogno il Signore è dalla nostra parte e anzi mette a disposizione la sua grandezza, la sua onnipotenza, il suo essere totalmente altro.
Ci possiamo contare in fondo su questo Dio. Ecco cosa ci dice il mistero della Trinità. E quindi possiamo affidare la nostra fragilità, la nostra debolezza a Lui, sapendo che con Lui potremo davvero crescere, sempre di più, sempre meglio, secondo la Sua volontà, certo, ma anche secondo quelle aspirazioni che Lui ha messo nel nostro cuore e che sono la vera spinta a cui dobbiamo dare attenzione e che dobbiamo cercare di vivere con letizia.